Sapete che ultimamente sto seguendo un personaggio su Facebook, dal titolo l'avete sicuramente capito. Stiamo parlando di The Blasterman, ovvero Kiko Mentana, che ultimamente fa parlare molto di sé, soprattutto dopo il terremoto. Il direttore di TG La 7 ha voluto concentrarsi sulla questione immigrati terremotati. Wow, perché gli immigrati stanno negli hotel e invece i nostri terremotati stanno nelle tendopoli? E lui ha espresso la sua opinione che condivido, e ovviamente non sono mancate le critiche, tante critiche. Però il nostro The Blaster, Kiko Mentana, secondo voi è rimasto così? A sentire le cazzate? A fare finta di nulla? No, no, no. Gli cecchina uno dopo l'altro. Figuratevi, è nata perfino una pagina. Si chiama Enrico Mentana Blasta Leggermente. Io ogni tanto ci vado per farmi quattro risate. Ma leggiamo qualche commento. Questa è una cosa in stile Spermini alla riscossa. E vorrei proprio vedere questa portavoce spada quando loro saranno ancora nelle tende, i terroristi rifugiati in alberghi serviti e riveriti, e le banche verranno a riscuotere mutui, per ora solo sospesi, per case sbriciolate. Mi stavo giusto chiedendo se sarebbe spuntato fuori un altro così decerebrato da pensare e poi scrivere una simile idiozia. Lei pensa che il prossimo le sia simile, ma non c'è distanza maggiore tra il virtuoso e il virtuale. Eppure per lei, se uno non gufola contro gli invasori, è un fake. Lei è un webete meraviglioso. Se per Boban Pezov esistono gli spermini, per Kiko Mentana ci sono gli webeti. Perfetto. È tipo una sorta di evoluzione, uno stadio successivo allo spermino. La stampa è faziosa, te compreso. È stupida, vedi Brexit, vergognarsi adesso a rimangiarsi le cazzate dette. Un giudizio a luci e ombre. Vediamo se ho capito. Provo a rielaborare il pensiero. In Italia la stampa sarebbe libera se non fosse per il fatto che, per certe inchieste, i giornalisti sono costretti ad agire sotto scorta. E così? Se così fosse, mi chiedo come facciano i finlandesi al primo posto. Forse non fanno inchieste, oppure non hanno la criminalità che abbiamo noi. Vedendo la foto del profilo dell'individuo, risponde: secondo me tutto quel vento sui capelli non favorisce il fluire dei ragionamenti. Genio. Ok, questa è bellissima, l'ho vista anche sulla pagina che vi ho linkato qua sotto. Ormai Mentana è diventato una sorta di selvaggio Lucarelli d'Alto Borgo. Quando smetterà di fare l'alter ego di Morandi, il buono, e smetterà di giocare con le parole ad uso e consumo degli utenti, magari potremo anche prendere seriamente le cose che scrive. E lui risponde: quando scendo a valle le rispondo. E beh, mi sembra giusto, d'Alto Borgo, E qua siamo sempre tema immigrazione, C'ha ragione Mentana, dovevano almeno aspettare di arrivare a 22 milioni e dover chiamare i contractors per uscire a fare la spesa. Evidentemente i tedeschi, specialmente quelli dell'est, che sono rimasti indietro, non sono ancora arrivati al rimbambimento da buonismo degli italioti. Dopo questo trip di pensiero un po' contorto, il nostro Mentana risponde: se il rimbambimento è un effetto del buonismo, a giudicare da quello che scrive, lei deve essere un super buonista. Bam! Giù nel canestro. Enrico, ma non sparare cazzate. Immagino che in questo dotto intervento lei abbia concentrato tutti i concetti più pregnanti in suo possesso per alimentare la sua battaglia delle idee. In modo silenzioso ne cecchina un altro. Non ho parole, il PIL del Marocco cresce più di quello italiano. Basta, basta telegiornale della 7. E il buon Enrico risponde: il reddito pro capite del Marocco è esattamente un decimo di quello italiano, non siamo su Monopoli. È un genio. Poi c'è questo che... Mentana, sei una vera delusione, addio. Cos'è successo? Ci conosciamo? Vabbè. Ma lei fa il giornalista o l'opinionista? Faccia il suo dovere, ovvero informare. Di tuttologi ne abbiamo già tanti. Fermi. Ok, qua... Bam bam! Va giù secco. E grazie a lei anche i nullologi. Il posto dove andare lei ce l'ha, oh stupidotto. Fammi parlare con uno dentro la tenda, ma fammici parlare a dicembre. Oh stupidotto, scusi se la interrompo con il suo soliloquio, stupidotto,
Ma lei davvero pensa che ci sarà qualcuno che contro il proprio volere resterà in tenda questo inverno perché ci saranno gli hotel spaiati di immigrati? Perché in quel caso l'intercalare stupidotto mi sembra molto autoindulgente. E uno dei tanti post che ha fatto parecchio scalpore è stato quello su Charlie Hebdo. Chicco Mentana ha detto la sua e devo ammettere che sono parecchio d'accordo con quello che ha scritto. Le sue parole hanno fatto parecchio indignare l'opinione pubblica e la gente su Facebook si è scatenata. Però vi leggo poche righe di quello che ha scritto. Scusate, ma Charlie Hebdo è questo? Quando dicevate Je suis Charlie, solidarizzavate con chi ha sempre fatto simili vignette, dissacrando tutto e tutti. Le vignette su Maometto, anzi, facevano alla gran parte degli islamici lo stesso effetto che ha suscitato in tutti noi questa sul terremoto. Parole sacrosante, devo ammetterlo. Charlie Hebdo è sempre stato così. Questa è la dimostrazione che tanti di noi, e dico tanti di noi, e mi metto anch'io in mezzo, all'epoca tutti eravamo Charlie, ok? Eravamo solidali con la rivista di satira, senza neanche conoscere la materia. Anzi, dopo l'attentato che hanno subito, è anche uscita una vignetta, ma non è ironica, però è una vignetta per rappresentare quello che è successo e quello che hanno subito. Hanno sempre realizzato vignette di cattivo gusto per l'opinione pubblica. Quindi, perché ci dobbiamo indignare? Perché hanno toccato i nostri terremotati? È quello il punto, no? Personalmente trovo più vergognose le vignette di risposta a quella di Charlie per vendicarsi, però voglio ricordare che la satira non è vendetta. Fare una vignetta sulla strage di Nizza per vendicarsi in qualche modo di Charlie Hebdo lo trovo di una bassezza abissale, perché non stai colpendo la rivista, ma stai colpendo uno stato intero, perché non è la Francia che ha fatto una vignetta contro i terremotati italiani, capite? Ma è Charlie Hebdo, una rivista internazionale, ok? Trovo leggermente ipocrita questo atteggiamento e questo modo di indignarsi. Come dice il buon Mentana, basta dire laicamente che la vignetta ci fa schifo. Punto. E infatti sulla questione Charlie Hebdo, quest'utente scrive: come ho già detto in vari post, se Charlie Hebdo avesse pubblicato una vignetta satirica sui colleghi morti dopo l'attentato, allora potrei dire, loro sono così, o ci piace o non ci piace, le risulta l'abbiano fatto? Se no, resta solo una vignetta cinica e ipocrita. The Blasterman lo zittisce. Se invece di scrivere molti post avesse fatto una minima ricerca, gli spiattella la foto in faccia, tutti scienziati col Google degli altri. Maestro, siete delle bestie. Veterinaria, eh? Ok, abbiamo dimostrato che Mentana è il maestro delle blastate sui social. Vi consiglio ancora di andare a vedere la pagina in descrizione che mi ha fatto venire un pochino l'idea per fare questo video. E caro Chicco, grazie per averci regalato un termine come webeti. Sul serio, è geniale, meglio ancora di spermini. E con questa vignetta che andrò a presentarvi, ho voluto rappresentare in realtà cosa si nasconde dentro la mente di Enrico Mentana.